Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monopoly Go. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se nuovi, lasciate l'hashtag Monopoly Go qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino e andiamo avanti con questa nuova puntata. Ho cercato di risistemare la webcam, non è così facile, specialmente perché anche se è una grande Logitech Brio di quelle importanti, ha sempre qualche problematica da sistemare. Sembra che sono riuscito a farla venire abbastanza pulita e un pochino più chiara dell'altra volta, quindi spero che vi piaccia. Allora, andiamo avanti, ditemi sempre dei consigli anche su sistemare qualcosa o meno. Allora, questa è la lista dell'evento dei martellini. L'ho già ovviamente iniziato perché è iniziato ieri, però con grande tranquillità mi sono già farmato un sacco di roba, sono già al completamento di festa del primo anniversario e c'è il torneo nuovo un giorno che c'è oggi. Questa è la lista completa, vi ricordo che alla fine c'è il jolly, vi ricordo che non dovete completare l'evento fino a che non sta per scadere, perché sennò sprecate i martellini. Andiamo avanti. Allora, lista, ricordo che questa è la lista del primo anniversary, che è praticamente anniversary bash, che è l'evento che c'è ora, che dovrebbe finire domani o oggi, no, domani, ipoteticamente. Ci sono 15.180 dadi, pick up sarebbero appunto i cerchietti che troviamo nella mappina. Questa è la lista dei vari step con tantissimi martellini. Se non erro, io sono riuscito ad arrivare a 211 martellini perché ieri ho sbagliato una cosa importante. Il torneo, quello lì che ho iniziato ieri, non dovevo proprio neanche iniziarlo perché avendolo iniziato non si è modificato più e è rimasto quello senza martellini. Quindi il torneo di ieri l'ho giocato, l'ho portato a termine, ma era senza martellini. Quindi ovviamente ho sbagliato ugualmente, spero che voi vi andata meglio. 17 e 18 eventi di oggi e domani, ovviamente quelli della mattina li zompiamo con grande amore. Andiamo a vedere quelli delle 15, quindi a Ferralagrana, tutti pazzi per l'affitto. 18-21, grande scommettitore, 10 minuti, quindi stasera tanta roba. Ovviamente io vi consiglio di entrare direttamente alle 20 aspettando il torneo nuovo, così avete torneo nuovo, che è un torneo 2 giorni, che dopo vediamo la lista perché ce l'ho come sempre in anticipo. Grande scommettitore abbinato potrebbe essere molto buono. Parcheggio gratuito dalle 9 alle 3. Ecco, a sto punto io vi potrei dire che entrate direttamente alle 9 meno 5, vi prendete grande scommettitore, torneo e parcheggio gratuito. Abbinato anche all'altro grande scommettitore perché alle 9. Oh mio Dio, regà, potete fare una magia. 9 meno 5, vi prendete grande scommettitore, 15 minuti, torneo 2 giorni e parcheggio gratuito. Secondo me è la mossa giusta. Gira la ruota per il 18, è l'unico evento di cui ne abbiamo adesso informazione, quindi dalle 3 alle 9 del mattino, veramente un orario brutto e scomodo. Proseguiamo. Allora, questa è la lista del torneo, se non erro, sì, che c'era oggi, che ci dovrebbe essere oggi. 1300 sì, dovrebbe essere lui, quindi questa è la lista completa. Ci sono vari martellini come vedete, ce ne sono anche un bel per 20 verso la fine. Un effettivamente torneo abbastanza vuoto a bustine, insomma. Abbiamo diversi dadini, ma pochissime bustine, ma tanti martelli. Andiamo avanti. Questo invece è il torneo 2 giorni che ci sarà domani, quindi a partire probabilmente da stasera. 4170 dadi all'interno, quindi veramente pochi. Diversi martellini qua e là a vederli, quindi buoni da accumulare per l'evento. Ovviamente è un torneo 2 giorni, pochissime bustine importanti. Questa è una cosa molto importante. Ringrazio Piccola Ghira per le 2 carte che mi ha mandato. Questo, vabbè, era un 3000 che mi è capitato ieri sera, quindi tanta roba su Prison. Ci hanno regalato, un motivo in più per festeggiare, uno scudo a forma di cornetto algida, a forma di faccia di Mister Monopoly, però fatto un pochino quasi come se fosse in clown, insomma, va bene. E carino come regalino, ma niente di troppo eccezionale. Poi ringrazio Michael per le 2 carte che mi ha mandato. Ringrazio anche Fabus Bank per 3 carte che mi ha mandato. E direi che proseguiamo. Ok, andiamo a fare la nostra bellissima giocata. Sono un pochino più grande, mi dovrei ridurre di dimensioni. Questo è il fatto anche di cambiare le cose. Ovviamente ero diventato troppo grande. Eccoci qua, tanto belli e carini. Va bene la luminosità, ragazzi, ditemelo qua sotto nei commenti. Intanto qualcuno di voi mi ha regalato carte. Carte. Vediamo poi mai ti ha regalato. Breakdance, 3 stelle da Daniela. Grazie, Daniela, sono sempre buone, sono stelline. Intanto leggo 31 messaggi dagli amici. Va bene, giorno 7, chicche quotidiane. Bustinina tattica del
Settimo giorno, grazie, molto gentile. Ovviamente dell'anniversario, quindi carine. One year, un anno di Monopoli, ragazzi, un anno di Monopoli. Ok, un anno che esiste Monopoli. Olè. Allora, intanto questo era il torneo a cui ho partecipato ieri, 19esimo, perché mi sono fermato solo a prendere i punteggi del torneo. Non aveva senso pushare per vincere. Ricordate che non sempre serve. Ok, cronologia. Va bene. Non mi serve beatbox. Grazie Lulu comunque del pensiero. Luciano, Emanuela, Fabio, not for you. Paolo, grazie ragazzi. Ma io vi ricordo sempre che gli scambi li facciamo diretti. Oddio, ma io l'avevo presa la nuova emoji. Perché mi ha dato sto coso brutto? Che cos'è? L'avevo cambiato. Ma perché? Ah, perché forse l'ho fatto sul mio smartphone. Eccolo qua. Il nuovo cono gelato. Vai, usiamo il nuovo cono gelato. Va bene. Allora, abbiamo festa, primo anniversario da completare. Abbiamo 139.000 dadi. Perché ovviamente un drop c'è stato, minimo. Allora, apriamoci la cassa community. Come piace a noi, tanta robina. Forziere. Forziere per noi, sperando che una volta tanto la cassa community funzioni come deve. Ci credo poco e niente. Vai così. Il nostro scopo è arrivare a finire l'evento sopra, anche perché dovrebbe scadere domani. Quindi oggi è un problema pure giocare nel pomeriggio perché ho solo il torneo. Che brutta conta, che brutta conta. Vai, raccogliamo. Va bene. Festa primo anniversario. Ok, nulla di buono. Negozio. Andiamo a prenderci la robina dal negozio. Va bene così, gratuito. Vediamo un po' che ci regalano. Dollarini, dadini, due palette e due bustine. Beh, un bel regalino direi. Tanti bei doppiauni per noi. Vai così, bellissimo. Tanta bella roba. E si prosegue. Allora, ovviamente dobbiamo sempre puntare. In realtà no, perché c'è talmente tanta roba mista che oggi possiamo farci anche una giocata pazza. Per 100 fisso, alle, e vediamo dove ci porta. Ecco, già ci porta a far iniziare la Stations. Vediamo un po' se attacca Seri Pristinato, se Kaia è disponibile agli attacchi. Dai, no, siamo rovinati. Siamo rovinati male poi. Ok, vediamo un po'. Anche Dennis ieri ho attaccato, eh. Se vedo le brutte d'attacco agli altri, vado un attimo a vedere Dennis se ha recuperato o meno. Vai così, vai così. Siamo molto contenti di fare un bell'attacco sul nostro amico. Ovviamente è totalmente resettato e ovviamente quando succede così delle volte si bugga. Allora, provo ad andare da qualcun altro, ma mi si bugga ovviamente, perché non vedo dove pigio, maledetto gioco, quando fai così, ti riavvio. E siamo rientrati, ok, proviamo ad andare da Kaia a vedere se è sano, oppure potremmo provare direttamente con Dennis per vedere se è come ieri, perché io ieri pomeriggio l'ho attaccato, quindi probabilmente se non ha ripristinato è ancora come ieri. Quindi Dennis, mi dispiace se è il nostro target da ieri. E rimarrai ancora il nostro target. Non ce l'avrei con noi. Ok, ovviamente si è incarta il gioco perché abbiamo appena riavviato. Dai, un bel per millino. Niente, perché ovviamente ci sono le palette. Quando ci sono le palette, i mi per mille si rallentano un po'. Ok. Un bel per centos. Vediamo un po' se riusciamo a finire festa anniversario prima o se riusciamo prima a fare altre cose. Intanto mi sta suonando il cellulare, devo rispondere, Madonna. E oggi è la giornata delle interruzioni. Va bene, pure telefonate dai call center fuffaroli che neanche rispondono. Ovviamente per darci del fastidio. Allora andiamo di nuovo da Dennis, perché ormai sappiamo che Dennis è disponibile, almeno che non se ne accorge entro i prossimi minuti. E ripeto, un po' allaghicchiante oggi, eh. Oggi stanno a giocare tutti, dite la verità, state tutti a casa. Che state a fare? Che state a combinare? Come va il lavoro? Come va la scuola? Ditemi, ditemi. YouTube si è impazzito, ormai i feed sono diventati decadenti. I short funzionano a bestia. Ok, i short sono diventati una cosa pazzesca. I video invece fanno un po' di fatica. Ma proprio perché hanno cambiato il funzionamento, raga. Quindi bisognerà imparare anche questo nuovo funzionamento. Ok, abbiamo un per millino che io non lo sfrutterei come per millino. Perché là
per 1000, anche se arrivo sopra il punto, spreco punti. Quindi io azzarderei al massimo un per 200. 5-4, un'altra station, assolutamente no, lisciata con grande amore. Ovviamente sto lisciando tutto anche a per 200, va bene, una bella station. Manco me dà la rapina comunque, siamo al terzo attacco che facciamo su sta benedetta cosa e ugualmente è distruzione. Vabbè, andiamo da Dennis che almeno ci dà un bel per 200, quindi ci dà 800 punti. Grazie Dennis. Ti vogliamo bene. Ok. Vediamo un po'. Dennis, che squadra tifi? Giusto per sapere, perché ho visto l'immagine che è di una partita di calcio, ovviamente. Sembra allo stadio appoggiato che si vede dietro il campo. Ok, 800 punticini. Non ci fa fare chissà che viaggi nel torneo. 800 punticini, ma comunque, dai. 400, sì, 414 tappettine per recuperare la roba dell'anniversary. Vediamo un po' se riusciamo. 2, 4, ma beh. Prendiamo il primo armor a forma de Gono. Secondo armor a forma de Gono. Mamma mia, che brutto comunque. Cioè, carino come regalino, ma se poteva farne a meno, insomma. O una rapina. Una rapina per 200, dai. Ce la zoppiamo un po'. Un trillion. Beh, non mi posso lamentare. Un trillion secco e 1600 punti secchi sul torneo. Rimaniamo ugualmente undicesimi perché tutti quelli sopra l'11 devono essere enormi. Già abbiamo capito da come vanno le dinamiche. Comunque stiamo a fare un sacco di palette. Dopo le utilizziamo, raga, ve lo dico. Dopo ci prendiamo un 5-10 minuti giusti giusti per paletta. Niente, comunque non sto passando sull'evento festa dell'anniversario. E se continua così ci droppiamo pure i dati di festa dell'anniversario. Guarda, poi ci tocca altro che annappare. Andiamo sotto, guarda. Allora, ci stiamo provando, noi vorremmo andarci sopra a una cosa dell'evento, ma sembra che il gioco ci trolli. Eccolo! E ovviamente ci voleva qualche punto di più. 5-4, tassa, va bene, marmor. 6-1-7, forse station, quindi vai, facci magia, niente, distruzione. Pensavamo magari un'altra bella rapina, non sarebbe mica andato male. Ok, per 500, ripeto, è troppo rischioso, regà, non me la gioco a per 500 oggi. Non ne vale la pena, anche perché sto a fine evento sopra. E se lo completiamo riprendiamo un po' di dati, quindi al massimo riandiamo a paro. Se completo la parte sotto, ovviamente, del torneo, mi dà qualche dato indietro, ma non saranno mai sufficienti con un per 500, un per 1000, quindi forse è meglio questo per 200, è un rischio minore. Oh, ma mi stanno a superare schifo però, eh. Niente, stanno andando altro che a per 1000 i primi. Mega rapina. Ecco, presa anche a per 200 farebbe tanto gola, eh. Allora, vediamo un po' un tiro lungo. Ma quando mai? A costo di farci sprecare i dati. Ok. 7000, ci siamo molto vicini. Facciamo un 6-4 dove ci porta su un armor. Quindi non abbiamo consumato niente. 4-5, altra station. Le station le stiamo prendendo, eh. Non mi posso lamentare troppo. Ecco, magari una mega rapina ci sarebbe stata proprio al bagio. Ma tanto non ce la danno. Ce la danno quando ritorniamo a giocare a per 100. 100-100 a per 100. Che brutte battute, raga. Lo so, è mattina per me. Che devo fare? Uffe. Ok, siamo pronti. Altro attacchino. Piano piano si estende. Diventa tutto piano. Diventa un campo di calcio, precisamente. 188 billions. Come piace a noi. Voilà, 800 punticini. Ottavo, ma piccolo colpo di tacco verso la superficie. Ok, un altro bel per 200, riusciamo a tirarlo. Altra station, perché ovviamente è 6 e 4. Niente, oh, sta benedetta mega rapina non me la vogliono da Vincenzo, attacca a Vincenzo. Se c'avevi armor, Vincenzo, guarda. Guarda quante ne tiravamo, eh. Altri 800 punti per noi. Altra robina dal torneo un giorno. Dai, che lo completiamo velocemente. Anche se non ci riprendiamo chissà quanti dati e tanta roba. Oh, un'altra volta 6 e 4. Ma che stai dicendo? Mega rapina! A per 200. Ma che cosa? Col per 5, 5 trillion. No, vabbè, prendila, te prego. No, dai. Era fantastico se la prendeva. Vabbè, un trillion, no, sempre buono. Peccato che non ci arriviamo poi, ci fermiamo lì.
È un peccato davvero, 3 trillion, no, roba buona. Ok, doppioni, ovviamente non potevo chiedere di più, sarebbe stato un azzardo chiedere di più. E là mancano sti benedetti 500 punti, che se li paghiamo a per cento sarebbero buoni, ma la sto vedendo un po' lontana. Prison, Prison, raddoppino Prison, dai, facci un doppio 6, dai, facci un po' di... niente, sia mai che durante il video ci dia sta soddisfazione, cioè riesce a fa 2, riesce a fa 3, ravvicinatissimo. Ci vuole fare un attimo. Taylor, sei tutto distrutto se c'hai armor. Dai, non può essere. No, può essere. Oh, non è una cosa possibile. Tutto distrutto e c'ha l'armor. Vabbè, quelli sono i giocatori casuali che vengono messi là apposta. Alcuni vengono messi là apposta, raga. Qualcuno è sicuramente anche un mezzo bot ipotetico, giusto per avere la cosa che ci va e finì sopra. Casette. Wow, ci stanno delle casette qua sotto. Mi ero scordato di alcune casette. Va bene. Ok. Dai, a 140 ci vogliamo ritornare noi però, eh. Non vorrei dire. Almeno 140 faccio e tornare con quel festa di anniversario. Qua. Ok, 200 punti portati a Canva. Dai, facciamone altri 200. Dai, gioco, facci questo grande regalo. Niente, armor che comunque è un grande regalo. Vabbè, due. Altro armor, giusto bello lì. Pulito, 437, un'altra stazione, un'altra rapina. Devo dire che questa stazione a un giorno sta comunque macinando, questo torneo un giorno. Anche perché pari a quello 2 che è proprio fastidioso, quindi è meglio andare avanti su questo. A quanto manca a fini questo? 23 su 30 soglie. Beh, non stiamo messi malissimo, però puntare alle prime posizioni. Cioè, ma non mi dica il Vincenzo che abbiamo attaccato prima, il primo in classifica. Dai, non può essere. Sarebbe il Colmus. Ok, allora qua sopra ci abbiamo 7500. Noi potremmo pure... Qua ce ne dà 200 col per 50. Dai, abbassiamo il tiro a per 50. Risparmiamo qualche dado e a 142.000 con un po' di fortuna ci arriviamo. E stoppiamo la giocata e andiamo a fare le palette. Perché abbiamo anche un sacco di palette da aprire. Quindi in una puntata sola sarebbe il caso di un per 50 distruzione. Andiamo da a sto punto a provare a vedere Vincenzo se ce l'abbiamo. Perché prima abbiamo attaccato un Vincenzo completamente steso. Quindi magari mo con 50 riprendiamo quei 600 rotti dadi. E col resto andiamo da Vincenzo. No, andiamo da Dennis. Dai, basta. Dennis è il nostro target di oggi. Quindi è di fiducia. Siamo sicuri che per adesso è ancora tutto distruttibile. Quindi salutiamo Dennis. Per forza. Ok. Siamo un po'. 200 punticini su torneo. E andiamo a prenderci 650 dadi. Quindi rialziamo un po' il tiro. Olè. Vediamo un po' se riusciamo a prendere sto benedetto evento. Niente, probabilità. 6, 1, 7. Forse niente. 4, 1, 5. Stazione. Le stazioni le stoppi a tutte. Tutte. Veramente fantasticoso. Anelli. Pure massima per 50. Sapendo che per 100 era meglio. Mannaggia, 400 punti. Vabbè, sono sempre buoni. Per carità. 3 è cattiveria, posso dirlo con tanto amore e poco giudizio. Abbiamo delle mega rapine là sopra da portare a casa, ma comunque bisogna vedere sempre se ci arriviamo. Niente, le stazioni tutte, tutte proprio, tutte. Non vuole farci prendere l'evento, non ce lo vuole far finire oggi. È il destino, ce lo sta dicendo, ci sta dichiarando la sua scelta. E anche il gioco che non carica ci sta dichiarando questa scelta di buttare giù Dennis. Non possiamo farci niente altrimenti. Ok, attacco qui a destra. Da 47 billions. Vediamo un po' se magari 4, con 4 trillion non ci facciamo molto, sinceramente. Ok, portata a casa festa primo anniversario, quindi 7500-6500 dadi più bustina importante. Bustina importante ci piace, dacce carte nuove, no, c'è da regalo da sogno che qualcuno di voi l'ha chiesto. Quindi siete pure fortunelli oggi, eh? Siete pure fortunelli. Siamo ritornati a 143.000, andiamo a prendere le nostre palette.
Dai, andiamo a portarci avanti sulle palette. Guarda che non va avanti. Tesori dell'anniversario. Vai. Vediamo dove. Oh, che carino. Fatto tipo quel disegnino dei dolcetti e della ciambella. E sotto c'è la musica. Ok, devo trovare un coso 1. Trovato. No, ho sbagliato. Porca zozza, non so come è fatto. Mamma mia, quanti ne ho consumati a sbuffo. Bravo, Mordug. Fatti riconoscere subito dai tuoi follower. 50 dadini. Mi raccomando, mettete mi piace a sto video. Condividetelo perché i feed di YouTube sono diventati un attimo un po' rotti. Ok, ho trovato subito una faccina stupenda a forma di biscotto, probabilmente. Ce ne sono due. Quindi devo cercarne un'altra. Per cercarne un'altra io andrei sulle diagonali a sto punto. Oh, porca zozza, era in alto a sinistra. Va bene. E mo c'è un 2. Qua ce ne stanno troppi dei due, raga. Troppi davvero. Qua. Peccato. Qua. Ok, devo imparare il disegnino di questa tortina con scritto 1. Anniversary un anno. Comunque ne abbiamo 253, quindi siamo messi bene come palette. Vai così. Vediamo dove ci portano. Ovviamente lag prima di passare nel prossimo step. Te pare? Ok. I disegni sono 3 lunghi. Eccolo, uno l'ho trovato. Da 3. Sono lampade da 3. Lampade quelle lì a fuoco, però c'hanno la lampadina dentro. Quindi sono sia antiche che moderne. Allora, abbiamo altro 3. Quindi o è qui in basso e no, e o è qui in alto, per forza di cose. Anzi, per fortuna che ho preso la parte finale. Se no ne sprecavo un altro di più di sti cosi per scava. Ok, portato a casa. Altri 100 dadi, siamo a 150 riportati. Vediamo un po' le cassettine che ci danno. Tanta roba buona magari. È un po' lento ad andare avanti, noto. Fa un po' di fatica. Allora, liscio. Ok. Abbiamo trovato una lanternina. Sono tutte da 3 e 2 da 4, presumo, a sto punto. Vediamo un po'. Ok, questa penso che sia quella da 4. Perfetto, almeno dalla forma. Il bastone col cappello di Mr. Monopoli, tanta roba. Altra lanternina, ok, ce n'è un'altra da 4, zonzo. Quindi, ipoteticamente, io se faccio così ho trovato una dei piccoli, perfetto. Mi è rimasto solo una delle lunghe. E la lunga può stare soltanto in due punti, specificatamente. Io potrei fare così, no, e allora è per forza a destra, eccola. Perché se ho fatto qua è per prendere i due incroci, quindi non poteva stare da nessuna delle due parti. Ok, tanto di cappello, in tutti i sensi perché sta pure sopra la staffa. 200 dadini, dadini. Vai così. Portiamoci a casa un po' di robina, un po' di gain, un po' di guadagno. 30,1 billions. Ok, allora abbiamo tutte tortine. Beccata una. Quindi per adesso consumo zero. Ma sono tante tortine e posizioni veramente brutte. Che mi ha dato? Raga, una novità, avete visto? Mi ha regalato 3. Non so se ve ne siete accorti. Me ne ha regalate 3 a sbuffo. Ma perché? C'è qualcosa che non torna, è una novità? 5 dadi. Oddio, nella roba a casaccio si può trovare altra roba. Ma che cosa stai dicendo? No, questa è una cosa brutta perché uno pensa di risparmiare il più possibile, ma all'interno di alcuni punti vuoti ci possono essere altri regali. Come se ne sprechi una e ne prendi 3. Ok, bene, preso subito. Ci manca un'altra tortina. La posizione delle tortine possono essere solo qui intorno, quindi o qua. No, lo sapeva che avrei fatto là perché mi ha dato i 5 dadini a sbuffo. Quindi sono regali in più. Ci danno regali in più. Anche con qualche sbaglio. Vabbè. Ci piace, ci piace. Sono tutti guadagni. Piccolini, piccolini, ma che possono fare la differenza a lungo andare. Allora, qua abbiamo 4 teste. Ok, una l'ho beccata qua sotto centrale. Quindi se è centrale già significa che ha preso tutto sto spazio. Quindi qua non si potrà più niente.
Qua sopra, ok, lo sono andato a sinistra perché gli spazi sono ampi. Olè. Allora, io potrei azzardare qua. Perfetto. Mi è andata molto bene. E adesso sono rimaste due zone che possono avere la torta. O in alto a sinistra, presa. Oppure era qui a destra. Quindi ho fatto precisione. Pulizia perfetta. Qua non abbiamo perso nessun cosino per scavare. Paletta per scavare. Come si chiama? Non rastrello. Come si chiama quello lì per i giardini, raga? Quella paletta che serve per... Avete capito? Allora, qua ci abbiamo due da due e uno grande. E vabbè, già ho sbagliato perché mi ha regalato i dadi. Porca miseria, ci stanno... Ma che stai a dire? Oh, eccolo. Cioè, sono riuscito a sbagliarne tre con uno così grande. Che cattiveria, eh. Allora, questo è il classico piattino di ceramica ben disegnato, carino, davvero. E mo dobbiamo trovare le lanterne qua a mezzo, che non so pochi spazi, porca miseria. Eccolo, una ho beccata, fortunatamente. Sono da tre, ovviamente. Quindi diciamo che i punti da tre sono solo alcuni. Quindi possiamo fare così. Così. Beccata. Ok. Con un minimo di logica stiamo risparmiando. Stiamo a livello 7. Livello 7, ovviamente, su 20. Beh. E abbiamo ancora 167. Possiamo fare veramente dei bei giochi, se ci dice bene. Livello 8. Vai così. Vai così. Ho beccato subito una delle facciotte. Ecco, il problema è che qua c'è quello grosso. Io un po'. Beccato immediatamente in alto a destra dove era prima, in pratica. Poco più sotto, forse. Vai. E ci siamo. Ok, faccette, sono da 4 tutte, quindi possono stare soltanto in questi punti. Ecco, per fortuna ho preso il centrale. Perfetto. Ne sono rimaste 3 e le zone sono per forza qui sotto, quindi io azzarderei un qua. No. Un qua. No. Oh, ma davvero? Cioè, gli unici due vuoti qua? Oh, guarda tu. Come ci trolla sto gioco quando vuole, ci si impegna proprio. Oh, stiamo a 100... 139, livello 8, soglia 8 sbloccata, altri 300 dadi. Vai, regà, che piano piano recuperiamo un po' dei dadi, anche perché se li recuperiamo e poi arriva pure il fine collection, è tanta roba, 150.000 dadi, potremmo assestarci di nuovo. Ok. Oh, beccata subito, lanternina da 3. Questa è la cassaforte, quindi ci darà qualcosa, lo scudino? O sta più avanti? Ok, allora, altra lanternina. E una... Ok, beccata la lanternina, quindi abbiamo già escluso dei buoni punti per quello quadrato. Perché quello quadrato ovviamente pochi punti può avere. Qua al centro no, quindi qua sotto non c'è. Deve stare per forza qua sopra. Perfetto. Ecco, adesso viene la parte brutta, le tortine da due, perché da due ci sta veramente il mondo qui. Quindi posso fare così. Una, due. Qua. Qua. Porca miseria, qua. No, regà, me ne ha fatti consumare una miriade. No, niente. Trovato una. Mo sono rimaste due zone, sicuramente prendo quella sbagliata, questa qua. Hai visto? Avevo detto. Vabbè. 116, un po' di consumo qua c'è stato. La cassettina ce ne dovrebbe regalare qualcuno di norma. La cassafortina. Ok, 400 dadi e 5. Quindi diciamo quello che abbiamo consumato l'abbiamo quasi ripreso. Ipoteticamente, per colpa di quell'azione. Ok. Bustina e passiamo a livello 10. Ok. Vediamo un po'. Vediamo. Perfetto. Prendiamo il nostro bastone col cappello. Tanta roba. Sono tutti i bastoni col cappello, però. Per una bustina. Oh, l'ho preso. Da non credere. E ne abbiamo due su quattro. Ok, ma guarda quanto spazio, raga. Cioè, è quasi impossibile beccarla precisamente. Io ci vado per logica. In realtà non sto usando per niente la logica. Ok. Adesso l'ho usata e infatti l'ho trovato. Sì, perché stavo pensando proprio al punto dove potevo toccare. Allora, qua
abbiamo due probabilità. Una qui, che la vedevo difficile, ma era possibile, perché il gioco è un po' su quella linea. Qua. Ok, mamma mia, che fortuna. Pensavo fosse per lungo, invece era orizzontale. Cavolo. Siamo a 97 ancora, eh. Regà, forse, non dico quasi, ma lo completiamo in un giorno? A secco, in un video solo? Livello 11 su 20. Chissà, chissà. Allora, squadratone. Lisciato, quadratone. No, l'ho lisciato? Oh miseria, mi sa che l'ho lisciato. Eh sì. Ok, beccato l'angolo. Ho sprecato due, raga. Ho sprecato due. Va bene, era la targhetta con la faccia di Mr. Monopoli. È carina comunque, devo dire. Devo dire di sì. Lì c'è lo scudo, eh. Dopo abbiamo lo scudo. Lo scudo nuovo dell'anniversario. Carino. Molto ben fatto, sinceramente. Molto onorificenza. Ok. Scudo e due fragole da uno. Oh miseria. Vabbè, lo scudo è enorme. Forse è per quello che hanno messo le fragole, per rendere leggermente più complesso il livello. Perché mo stanno nella cornice queste due fragole contate. Mannaia però. Scherzone grosso mi hai fatto, eh. Oh, due palette. Oh, una paletta. Cinque dadi. Vabbè, ho preso diversi dei regalini a Zonzo. Oh, ma quante me ne stai a far sprecare? Su. Fragola trovata. L'altra sta qua in basso a sinistra. Niente. In alto a destra. Oh. No, vabbè. No, l'ho usati tutti. No, vabbè. Ciaone. Scudo portato a casa, almeno. Vai. Meglio sicuramente di quello che ci avete regalato, eh. Posso dirlo? Molto meglio. Cioè, dai. Lo scudo a gelato era un po'... Ok, 350, siamo a livello 13. Niente male. Dai. Ah, oddio, c'è una fragola sola. Vabbè, ma è cattivè. Vabbè che sto ripia tutte le palette da una parte all'altra, però... Ma sì, sto a prendere tutti i premi, ma non voglio i premi. Da non credere, raga. Da non credere. Ok, l'ho presa dopo un po' di tentativi. Era fatta apposta questo di livello, dai. Anzi, è già tanto che hanno messo tutti quei regalini, quindi il droppino non c'era de pale. 350, vai, bustinina. Dai che stiamo alla 14. Livello 14. Ok, ci sono due cosi giganteschi. Non so in che forma sono fatti. No, lo so adesso. No! Sì, oh, vabbè, ho preso pure quello sotto. Ovviamente sono giganti, raga. In pratica l'hanno fatta apposta, perché adesso io posso sbagliare solo uno. Perché o è a sinistra o è a destra. Allora, secondo la mentalità umana, punterei a sinistra, però sta a destra. Perfetto. Perfetto, devo ragionare nell'opposto della logica delle mani, della posizione di quando stai dentro ai labirinti dove gireresti. Ok, orchestra. Sono rimasti 30, raga. Me ne sono rimasti 30 e sto a livello 15. Là c'è pure la pedina. Ok, madonna, quanta roba. Sì, ciaone. Allora, intanto ci leviamo questa. E ok. Una da tre è nostra. Qua, ok, mamma mia che fortuna. Ho preso pure l'orizzontale. Va bene. Allora, la problematica adesso è che abbiamo un sacco di roba piccola. Ok, altra lanterna tolta. Che ci toglie anche una parte dove può stare quella da 4. Il problema sono quelle da 2. Ok, quindi qua da 4 non ci può essere niente. Qua ci poteva essere qualcosa. Ho trovato la tortina. Quindi quella lunga sta per forza lì in alto. In alto a destra. Quindi o è qua. È presa piena, mamma mia. Mi manca la tortina. E c'ho 12 cosini rimasti. Mi sa che la pedina lì non la prendiamo. Peccato. Allora, la tortina, va bene. No. 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 No, non ce la fo. Non ce la fo, raga. Niente, l'ultima era qua in basso a sinistra. E mi sono rimaste tre palette, quindi ci siamo fermati alla soglia 15. Cioè.
Evento quasi completato in un giorno. 15 su 20. Anzi, andiamo alla 16. Tanta roba, regà. Tanta roba. Ok, ho pochissime palette, quindi è giusto per farlo. Ah, ma sono giganti questi, vabbè, ciaone, ci fermiamo così. Allora, abbiamo fatto 15 livelli in un giorno. 15 soglie in un giorno. Ok. Va bene, ovviamente la costruzione non la posso fare. Siamo a 145.000 dadi, tanta roba. Amici, vedo cronologia, ritira, vabbè, da Paolo. Vito, no, non ti posso mandare in questa maniera. Ragazzi, andiamo a vedere a chi regalare le carte. Per avere le carte regalo da Mordughin è molto semplice. Come al solito dovete essere i miei amici, link in descrizione per diventare miei amici. Iscritti al canale, mi raccomando, perché do precedenza ai nostri iscritti. Ovviamente si è bloccato il gioco, non mi sta facendo entrare nelle carte per farvele vedere, perché te pare che il gioco deve dare problemi nel momento più sbagliato. Ok, ce l'abbiamo fatta, finalmente possiamo vederle. Poi, importante, lasciate mi piace al video. Il commento va sempre messo sotto l'ultimo video, perché io leggo sempre il video precedente, ovviamente, quando registro. E mi raccomando, lista dettagliata di quello che vi serve. Quindi mi serve una carta del set 12, mi serve la carta dorata set 12, mi serve la prodotti in vendita set 13, mi serve successo straordinario set 14. Anche se non c'è, voi mettete nella lista perché potrebbe apparire, come avete visto nella giocata di oggi. Ok, importante, immagine profilo dettagliata se l'avete, nome in gioco lo dovete scrivere sempre, perché se io non so il vostro nome in gioco, come vi trovo? Se voi vi chiamate Arnaldo e poi in gioco vi chiamate Giuseppina, come vi becco? Ok, ok, mi mancano pochissime carte, raga, se c'avete anche qualcosa da scambiare, tipo che ne so, ritmo groove e vi serve qualche carta in cambio, o star assoluta e vi serve qualche carta in cambio, o melodia Monopoli e vi serve qualche cosa in cambio, ditemelo che io magari vi riesco a fare lo scambio, ok? Vado a vedere a chi regalare qualche carta. Allora, la prima carta di oggi la volevo mandare a Montaliana, quindi gli scrivo anche di togliermi e rimettermi tra gli amici e te ne mando una, ok? Quindi Montaliana l'ho avvertita, voleva una carta e ho trovato ritmo da lavanderia proprio per lui. Allora, volevo mandare una carta ad Ilenia. Ilenia, guarda, ti ho scritto anche nei commenti, toglimi e rimettimi dagli amici e te la mando. Era la carta a fare la storia. Terza carta di oggi, riesco a darla direttamente in video, va a Chetti, una carta 4 stelle se non erro che gli serviva. Spero che ti sia utile, la grande occasione. Quarta carta di oggi va a Michele, mi chiede una carta del set 20 che gli dovrebbe essere utile, vediamo un po'. La carta è Aspettami. Allora, Sofia mi ha scritto che praticamente gli serviva una carta specifica e se mi serviva magari aveva una carta a paro. Allora, facciamo così Sofia, non mi serve la carta che mi hai detto perché ce l'ho. Guarda il video se trovi qualche altra di quelle grandi, sempre da 5 stelle, se me la puoi mandare, almeno cerco di completare più velocemente la collezione. Grazie Sofia, comunque intanto ti mando la Bohème, mi sei capitata appunto tra i regali, quindi vai, la Bohème. E siamo arrivati alla fine di questo cicciottissimo video, abbiamo aperto un sacco di punticini per l'evento delle pale, quindi l'abbiamo quasi completato già, quindi come completare quasi l'evento scavo in un giorno. Ok, fantastico. Arriviamo a 1000 like, condividete il video, iscrivetevi al canale se no, e lasciate l'hashtag MonopolyGo qua sotto nei commenti per ricevere un cuoricino. E ci vediamo nel prossimo video.